Nuovo giorno di lavorazione del sexy calendario biancazzurro denominato I Love Pay, iniziativa di Bruno Bartoloni Guaranà in compagnia degli amici di Inequivocal, con la collaborazione dei fotografi Gianfranco Marrocchi, Marco Aquilio, Giulio Gennari. Allora, parola a Valerio Gagliardi che assieme al suo collaboratore Danilo ha accettato di buon grado di prendere parte a questa iniziativa del tutto singolare. Qual è il vostro ruolo in questo calendario? Allora, in questo calendario ci curiamo sia dalla parte del vestiario, quindi magliette, bandane, quindi abbiamo scelto un tema dei pirati visto che siamo su un'imbarcazione, e poi abbiamo comunque fatto dei colori a modi tribali sul corpo. Chiaramente colori predominanti, il bianco e l'azzurro, la vostra tecnica che rende appunto questo calendario molto più malizioso. Sì, noi abbiamo usato sempre i colori per il corpo, che sono comunque atossici, e teniamo sempre i nostri colori, bianco e azzurro, che sono i colori del Pescara, lo stesso anche sugli indumenti. E quindi anche con queste decorazioni dorate che comunque fanno ricordare un po' i pirati. Danilo, come si stanno comportando le ragazze ai vostri suggerimenti? Si stanno comportando innanzitutto molto bene, disponibilità assoluta. Diciamo che abbiamo trovato un giusto compromesso tra divertimento e professionalità. A bordo del Carol, uno dei pescherecci ormeggiati al Molo Nord di Pescara, per il secondo giorno di lavorazione del sexy calendario biancazzurro I Love Pay. Intanto ringraziamo Coco per averci ospitato a bordo del suo scafo e presentiamo le modelle versione pirate che si sono prestate a questo simpatico gioco al cospetto degli obiettivi di Gianfranco Marrocchi, Marco Aquilio, Giulio Gennari ed Americo Carissimo. Presentati. Salve a tutti, sono Arina e vengo dalla Russia. Ciao, salve tutti, sono Tina e vengo da Polonia. Ciao, salve tutti, sono Luciana e vengo da Brasile. Loro sono le ragazze che oggi hanno affrontato questo set fotografico, versione corsare, quindi a bordo di un'imbarcazione con tanto di scimitarra. Allora, come ti sei trovata, Arina, in questa situazione? Molto bene, è stato molto bella l'organizzazione. Ringrazio anch'io il proprietario della barca, abbastanza comoda per un servizio fotografico, e ringrazio il body painting perché è stato fatto davvero in maniera eccellente, i fotografi ovviamente pure sono stati stupendi, anche a livello di collaborazione con le modelle sono stati proprio bravi, ci hanno aiutato tanto. Ecco, l'unica cosa che non ci è venuta incontro è stato il tempo, la temperatura. Quanto freddo hai patito? Sto benissimo. 39 di febbre. No, sì, domani no. Ecco, tu abituata al sole di Copacabana, siamo adesso qui, ormai sta iniziando ad arrivare l'inverno, tutto a posto, un po' di brividi, un po' di pelle d'oca, ma si può sopportare. Pinguino. Un valido supporto a questa iniziativa ci viene data e fornita da Giulio Gennari, esperto del settore, l'occhio attento della telecamera in questo caso, ma anche della macchina fotografica. Ma noi in questo caso come G-Style abbiamo fatto un po' di cinematografia, quindi abbiamo fatto un po' di backstage e siamo felici di esserci ovviamente per Pescara e per voi, perché è un'iniziativa lodevole. È un set che rappresenta l'identità pescarese, quello che abbiamo scelto oggi? Decisamente sì, perché lo staff, i tecnici, insomma, sono tutti insomma, di alto profilo e pescaresi doc.
Un tuo giudizio su questa iniziativa, un sexy calendario bianco-azzurro, 12 scatti, 12 istantanee con altrettante modelle nei luoghi più suggestivi della città. Decisamente positivo, soprattutto per la Pescara Calcio che ha bisogno di tanta tanta fiducia. Cosa volete far esprimere dalle vostre fotografie? Io da quello che vedo, ecco, vedo i colleghi che sono armati di attrezzature e tanta buona volontà e passione, quindi penso che da queste immagini usciranno queste, insomma, queste motivazioni. Gianfranco Marocchi, esperto di glamour, di moda e di fotografia in senso lato. Siamo qui al Molo Nord di Pescara per questo secondo giorno di lavorazione del sexy calendario biancazzurro I Love Pay. Un'iniziativa singolare per Pescara, ma è una cosa che tu hai già proposto e realizzato nella capitale. Sì, nel 2017 feci un calendario, si chiamava Grazie Roma. Presi 12 ragazzi e 12 fans della Roma e le feci posare per questo calendario, ebbe grande successo, 10.000 copie vendute in 3 giorni nelle edicole. Volevo ristamparne altre, però era più che altro una prova, era un per divertimento. Adesso l'abbiamo riportato qua, grazie a te e alla tua iniziativa, e quindi speriamo che abbia lo stesso successo che ha avuto a Roma questo calendario, ma sicuramente sì. Un po' di sensualità, un po' di malizia, qualche scatto un po' provocatorio, il tutto per far risaltare la bellezza delle modelle e il fascino di questa città. Guarda, il calendario diciamo abbastanza casto, anche perché deve andare in tutte le famiglie questo calendario, quindi non ci siamo lanciati per fare gossip, glamour o altre cose. È un calendario pulitissimo, che però mette in risalto sia la bellezza delle ragazze, sono fans realmente del Pescara, che la bellezza della città. Infatti stiamo inquadrando gli scorci bellissimi di Pescara, che merita molto di più. In questo momento non è molto pubblicizzato e quindi grazie al calendario, probabilmente mandandolo anche in giro, si pubblicizzerà maggiormente. Aquilio sinora avrà realizzato forse migliaia di scatti in questi primi 2 giorni di lavoro, termineremo a fine novembre. Il risultato che sta venendo fuori com'è? Ma guarda Bruno, il risultato direi che è ottimale, perché ne abbiamo fatti tanti, poi alla fine dovremo scegliere pochi, però abbiamo tantissimo materiale, quindi sarà difficile, io penso, anche una selezione degli scatti che abbiamo fatto, ma abbiamo ambientato tutte queste situazioni in scorci caratteristici, non vorrei ripetere le parole del collega, ma realmente per dare una sensazione di cosa può offrire la nostra Pescara, sia in termini di bellezza, in termini di scorci caratteristici, abbinata poi alla bellezza delle ragazze e soprattutto con l'idea di questo I Love Pe, che riporta intanto nel colore bianco-azzurro quella che è la nostra tradizione pescarese e poi la bellezza femminile coniugata con tutta un'altra serie di situazioni che sicuramente con la tua regia e con l'aiuto di tutti quanti quelli che hanno collaborato con noi porterà a un prodotto finale di eccellenza, ne sono assolutamente certo. C'è un po' di carisma di D'Annunzio, Flaiano e anche di Galeone se vogliamo. Sì, certamente, tu sai che rivolgi questa domanda a un non esperto di calcio, però comunque amante della mia Pescara e dei colori della mia Pescara. Direi che D'Annunzio vive in noi perché in un calendario sexy si rispecchiano tutte quelle che erano le sue migliori particolarità e gli apprezzamenti di questo vate, di questo grande poeta che comunque vive ancora con noi in Pescara. L'ultima battuta, Marco, le modelle, come le avete selezionate, come le avete scelte e soprattutto cosa devono fare? Questa, Bruno, è una bellissima domanda, perché scegliere le modelle non è facile,
bisogna trovare sempre ragazze che siano disponibili, insomma, a prestarsi anche un po' a questo gioco del ti vedo e non ti vedo, che abbiamo mantenuto, insomma, volutamente molto garbato per poter dare ampia diffusione a questo calendario, come diceva anche Gianfranco Marrocchi, nelle famiglie e dappertutto. Quindi la scelta non è stata casuale, è stata difficile. Avremo anche delle altre ragazze che andremo a fotografare nei prossimi giorni, sperando effettivamente di avere alla fine uno dei risultati migliori che si possa ottenere qui con le nostre ragazze, o meglio con le risorse che abbiamo sul territorio, e quindi un buon lavoro per tutti, direi.